Ed eccoci qui, prontissimi anche oggi con una nuova ricetta curata dal nostro Gennaro D'Ignazio della Vecchia Marina. Buongiorno a tutti. Allora, oggi faremo una ricetta a base di pesce azzurro. Ok. Molto tipica, diciamo, qui nel teramano di mare. Pesce azzurro perché dipende da quello che si trova. Possiamo mettere uno, due, tre. Dipende da quello che troviamo. Quindi insomma oggi dobbiamo, ecco, prendere il pescato del giorno. L'importante è che sia pesce azzurro, quindi non andiamo a prendere sì, cose. Perché diciamo che la filosofia della ricetta qual è? Che a seconda dei pesci che noi mettiamo dobbiamo seguire un iter di cottura. Oggi abbiamo un pezzo di tonno rosso e degli sgombri. Quindi cucineremo prima il tonno perché ci vuole più tempo. E poi metteremo gli sgombri, che li sfilettiamo, li spiniamo bene e quindi iniziamo. Perfetto. Così facciamo. Ok. Quanto è bello questo tonno! Sì, questo qui è veramente molto, molto, molto bello. Dovremmo mangiarne sempre meno perché. Dai, veramente. È super cacciato, è super pescato, come si può dire, quindi non aiutiamo. Se ne trova tanto. Poco. Sì, sì. Ok. Rischiamo di perderlo. Eh sì, questo è un pezzo che c'è una parte di vicino alla ventresca, quindi più grassa sarebbe questa qua. Questo qui lo togliamo perché è quello, diciamo, quello più scuro tende ad avere un odore più forte, sì. Quindi per prima cosa dobbiamo pulirlo bene. Non è facile trovare anche questo tipo di taglio o di pesce, insomma, per noi, tra virgolette, comuni mortali, no? Perché a trovare sempre il pesce. Sì, sì, ma pure per noi è una cosa molto. È difficile. Difficile, sì, sì. Però magari quando lo troviamo approfittiamo, ecco, compriamolo e possiamo fare questa ricetta. Quindi a tocchetti lo dobbiamo fare? Sì, sì, diciamo che se lo facciamo quasi in bianco, più è fine e meglio è. Cioè riesce a condire meglio se. Okay. Se c'è il pomodoro, diciamo, ci aiuta il pomodoro, quindi ricordiamo che tanto. Stiamo realizzando un primo piatto. Sì, quindi, primo piatto, ci cuciniamo una mezza manica rigata. Una mezza manica rigata. Ecco qua, facciamo bello battuto, significa questo lavoro qua praticamente. È tipo un ragù, per intenderci. Sì. Quindi la mettiamo in padella. Ok. Ecco qua. Adesso mettiamo l'olio. Filo d'olio in padella. Diciamo olio abbondantino. Abbondante. Sì. Vedo che a te piace utilizzare l'olio in maniera abbondante. Io sono d'accordissimo perché anche io quando cucino l'olio, insomma, fa bene, ce l'abbiamo, è buonissimo, va utilizzato. Adesso procediamo con la cipolla, così intanto lo mettiamo a cucinare, visto che il tonno deve cucinare più dello sgombro. E così attrezziamo. Poi, insomma, tonno e cipolla rossa, che lo diciamo sì. A fare, abbinamento giusto. Quindi giusto. Insieme però. Sì, 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 perché sì, deve andare, non deve, visto che ci mettiamo pure l'aglio, okay. Non deve imbiondire. Ah, entrambi? Quindi, sì, sì, ci mettiamo un pochettino di aglio, sì. Ok, eccoci qua, ci siamo pure qua. Mentre il nostro chef sfiletta lo sgombro, io mi dedico alla cottura del nostro tonno, solamente lo devo solo girare. Quindi allora, come dicevamo, vado con lo sfilettare lo sgombro. Qua usiamo un coltello a sega che fa il lavoro migliore. Quindi uno. Pure qua ci vuole un po' di manualità. Manualità. Questa è un'operazione che io non imparerò mai a fare. Sfilettare il pesce è una cosa che odio profondamente. No, ma è facilissimo, basta capire un attimino l'anatomia del pesce. Ma per voi che lo fate quotidianamente è semplice. C'è bisogno, io lo dico sempre, anche quando sono insieme a Marco, un po' di allenamento, bisogna farlo, iniziare a farlo e poi piano piano si acquisisce manualità.
Andiamo un po' più bassini, eccolo qua. Ecco, così vedi che cede anche questo qua un bel po' di olio. Quanto togliamo profuma la parte della pancia, giusto per togliere questo nero, non è che non è buono, eh. Ecco qua. Quindi anche questi li andremo a tagliare sottilmente, giusto? Sì, sì, questo è molto più facile, la procedura una volta è più difficile da sfilettare, ma adesso possiamo aggiungere il pomodoro. Ci mettiamo, anche se non è, però diciamo dobbiamo mettere un po' di pomodoro non salsa per dare l'acido. Pomodoro fresco, ecco, ci hai spiegato qualche giorno fa l'importanza dell'acidità, più che altro per la percezione del sapore. Adesso togliamo le spine laterali facendo un'incisione così, senza andare troppo forte, in modo che la pelle rimane. Ok, ecco come si fa a togliere le spine. Io odio le spine, Giordano, sai? Lo so, non sei l'unica. E per noi diventa un problema. E per noi è una spina nel fianco, come si dice, perché dobbiamo accontentare. Dobbiamo, certo. Esatto, anche se devo dire che poi i pesci con le spine sono anche quelli più buoni, che hanno un gran sapore. Eccoci qua. Ma io adoro cucinare, ma sai perché? Vediamo se indovini, ma è facile. Beh, ma guarda che non esiste. Ecco, non esiste buon chef che non ha da mangiare. Come si sono certi che sono così magri? Mannaggia, ma come fate? Ah, non lo so, non è il mio caso, come si vede. No, vabbè, neanche il mio. Non viva il mio cibo, viva la buona cucina. Io dico sempre, si vive una volta, vero Gennaro? Certo. Nel limite della... Ecco qua, abbiamo ottenuto un po' a fatica, però l'abbiamo fatta. Sicuramente... Questa la cottura sarà molto molto breve, giusto? Sì, 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 questo qua è veramente una toccata. Ed ora a questo punto ti posso lasciare lo scettro. Sì. Tanto, eccolo qua, abbiamo fatto. Che tanto, diciamo, la cosa più importante è questa. Guarda che bel ragù che abbiamo ottenuto, che meraviglia. Eccoci qua. Adesso messo lo sgombro, possiamo aggiungere un pochettino di acqua. Vai Gennaro, ti lascio lo scettro. Si sente l'odore forte, diciamo. Meraviglioso. E allora è a questo punto che noi metteremo un po' di limone, perché ok, e anche la spegne. Nostra maggiorana, giusto? Sì, sì, come e no. Poi abbiamo detto, possiamo mettere anche il timo, però la maggiorana sta con il tonno, sta veramente benissimo. Sì, sì. No, aspetta, questo è... Non è la maggiorana, ho sbagliato? No, quella è la salvia. Giusto, eccola, hai ragione. Qua. Questa è la maggiorana. Eccola qua, quella più piccolina. La salvia è boa fortina. Allora, facciamo così. Una tritatina di pepe. Questa, giusto? Sì. Sì, 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 sì. Eccola qua. Quindi il limone, come dicevamo. Dicevi, eventualmente se non abbiamo la maggiorana possiamo inserire anche il timo. Anche il timo, sì, sì. Però diciamo che l'Abruzzo è più affezionata alla maggiorana. A me piacciono entrambi. A parte che li trovo molto simili, timo, maggiorana e origano, insomma. Ok, basta così. Si somigliano abbastanza, secondo me. Allora, che dovevo... Sì, eccola qua. La nostra maggiorana. Un po' di pepe, forse? Pepe. Mi avevi detto. Ce l'ho messo. Ah, adesso okay, ci perfetto. Mettiamo un po' di sale. E quindi niente, dobbiamo solo andare a riprendere la pasta in cucina. E nel frattempo sta cucinando. Sì. Eccolo qua. Il sale sembra... Si può pensare che ce ne vada poco sul pesce azzurro, invece non è così. Non fa bene, ma funziona in questa maniera. Allora, eccoci qua. Ovviamente quando facciamo questi condimenti così semplici, la pasta la tiriamo via dal bollitore, insomma dall'acqua, un po' prima per farla saltare. Cucinare un po' di più, per farla legare col pochettino condimento. Senza esagerare, okay. Col proprio amido, sì. Ed eccole le nostre mezze maniche. Bollite, il sugo va alla grande, andiamo col saltare la pasta. Perfetto.
Mazza che bel primo piatto, Gennaro, eh? Sì, l'odore promette bene. Promette veramente bene. Come dicevo prima, un po' di pomodoro serve, però se si trita bello fine va bene anche quasi in bianco. Okay. Anzi. Anche in bianco, ok. Quindi volendo possiamo anche evitare il pomodoro, se magari c'è qualcuno che non può mangiarlo, ad esempio, si può fare tranquillamente in bianco. L'importante è tagliare proprio finemente il nostro pesce azzurro. Impiattiamo, il piatto è servito. Ed eccole qua, che profumo. Bella porzione, bella abbondante. Eh sì, non ci facciamo dire. Wow. Beh, diciamo che è per essere una porzione è bella, bella abbondante. Tanto abbondante, io direi che insomma può bastare. Ci siamo. Grazie Gennaro per ci questo primo piatto. Una spruzzatina di prezzemolo. Ah, un po' di prezzemolo. Giusto per dargli un po' di verde. Eccoci qua. Ok. E grazie ecco Gennaro qua. Per questo primo piatto veramente veloce, facile. Sì. E, insomma, buono. È buono da rifare a casa. Sì. Ci vediamo grazie domani. Grazie a tutti. I legumi possono creare alcuni disturbi a livello gastrointestinale come gonfiore e flatulenza. Possiamo aiutare nel ridurre questi effetti collaterali aggiungendo semi di finocchio e alloro durante la cottura del legume.